Ciao a tutti, da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi vi registro il video su Otra Spesa Lidl, speciale italiano. Le offerte iniziavano oggi, farò di tutto per caricarvi il video appunto entro oggi, lunedì 11 giugno. E così, se siete interessati a qualche prodotto, potete andare a prenderlo. Ho comprato anche altre cose, adesso vi mostro. Per iniziare, ho acquistato 3 confezioni di cioccolata al latte. Eccola qua. 3 confezioni di cioccolata al latte. Queste vengono 49 centesimi ogni pezzo e mi servono perché devo fare i brownies con il cioccolato al latte. E oltre al cioccolato al latte avrò bisogno del burro. Infatti ho acquistato questo burro qui, burro tedesco, sono 250 grammi e l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso questo pan bauletto Certossa, pan bauletto integrale, sono 400 grammi. Qui sulla confezione c'è scritto appunto 100% farina integrale. Questo pan bauletto ve lo consiglio perché è l'unico pan bauletto che ho trovato finora che non contiene l'alcol, quindi ve lo consiglio. Inoltre le fette sono belle spesse e sono buonissime a colazione. Infatti anche qui sulla confezione viene fatto vedere appunto. Ve lo consigliano con la marmellata, quindi potete tostare queste fettine di pane e consumarle poi a colazione, ma anche con gli affettati. È veramente un buon pane. Poi ho acquistato questi rolletti farciti alla nocciola. Questi rolletti costano 89 centesimi. Io non amo le merendine confezionate, mi preparo tutto in casa, ormai lo sapete, però per le emergenze ci stanno. Poi ho preso 2 confezioni di caffè ginseng, questo ve l'ho mostrato in tantissimi video, e all'interno ci sono 5 bustine e lo compro e lo ricompro perché mi piace tantissimo. E il caffè ginseng oggi era in offerta e costava 89 centesimi ogni pacchetto, quindi ho approfittato dell'offerta. Poi ho preso, cioè non le ho prese io, le ha prese Chiara, e sono delle caramelline alla frutta, non me ne sono accorta che di come sono finite nel carrello, me ne sono accorta in cassa, e queste costano 99 centesimi. Voi direte dove sono le cose italiane, arrivano, arrivano. Poi ho preso questo solare della Sien, metti a fuoco, protezione solare 30, non l'ho mai provato, ho letto delle recensioni su internet e tutti ne parlano benissimo. E qui dice facile applicazione, idratante con vitamina E, resistente all'acqua. Si spruzza così, quindi credo che sia anche comoda l'applicazione. Se lo conoscete, mi raccomando, fatemi sapere come vi trovate. Possiamo iniziare, credo, con i prodotti italiani. Ah, il solare l'ho pagato. Allora, il solare l'ho pagato. Solare, dove sei? Spray solare 3,99 euro. Poi iniziamo con i prodotti italiano. Allora tolgo tutte queste cose. Allora ho acquistato della Italiamo fettuccine di Campofilone, pasta all'uovo trafilata al bronzo. All'interno ce ne sono 250 grammi. Io ve la straconsiglio. Vedete, pasta all'uovo trafilata al bronzo. Dice che la confezione dice che grazie alla trafilatura al bronzo si ottiene una sfoglia sottile e porosa in grado di raccogliere ed esaltare il gusto di ogni sugo. Si cuoce in 2-3 minuti e io lo condisco con il sugo con le polpettine, come lo prepariamo qui in Abruzzo. Sono
Sono buonissime queste fettuccine, io non ve le consiglio, ve le straconsiglio, provatele. Costano 1,99 euro. Il prezzo è ottimo perché se guardate in altri supermercati le fettuccine di Campofilone costano anche il doppio di queste. Poi ho preso, questa ve l'ho fatta vedere tantissime volte nei miei video, svuota la spesa, sempre marchio Italiamo, piadina romagnola IGP alla riminese, all'olio di oliva, all'olio extravergine di oliva, senza grassi di origine animale. Io anche queste ve le straconsiglio, sono delle piadine buonissime e costano veramente poco. Tre piadine costano 99 centesimi, mi sembra. No, 89 centesimi, forse erano in offerta. C'è anche il pacco da 5, ma io preferisco questo da 3. Queste ve le straconsiglio. Poi ho preso sempre di Italiamo tortellini alla bolognese con mortadella bolognese GP e parmigiano reggiano. Anche questi sono molto buoni, ci sono in diversi gusti. Chiara, ho già scelto questa, però tutti i tortellini della marca Italiamo sono buoni. E poi anche il prezzo 1,49 euro. Poi ho preso sempre della marca Italiamo, questi non si trovano sempre, i pomodori secchi, sono 100 grammi, e anche questi quando li trovo, che li mettono, li prendo sempre e ve li consiglio. Adesso vi faccio vedere due surgelati. Allora ho preso la pizza margherita cotta in forno a legna con bordo alto, ve la apro così ve la faccio vedere. Io sono contraria alle pizze surgelate perché la pizza la preparo io, però voi direte come mai allora l'hai presa? Adesso ve lo spiego subito. Allora, questa è la pizza che ha scelto appunto la classica margherita, come vedete il bordo è alto ed è ben farcita. Come si prepara? Qui sulla scatola c'è scritto allora: preriscaldare il forno a 220 gradi e nel frattempo lasciare scongelare la pizza a temperatura ambiente. Poi potete cuocerla nel forno ventilato, infornare la pizza a metà altezza sulla griglia del forno per circa 7-8 minuti fino a quando la mozzarella non si è ben fusa, oppure nel forno statico infornare la pizza a metà altezza sulla griglia del forno per 8-9 minuti. Allora, come vi dicevo, perché ho comprato questa pizza? L'ho comprata perché questa sera c'è la finale di Amici. Sicuramente Chiara guarderà la finale di Amici. Io solitamente inizio a guardarlo, poi però mi addormento perché finisce tardi. Però questa sera voglio farle compagnia il più possibile e quindi ho pensato che verso le 10:30-11 inforno una pizza, così magari se mi viene sonno, il sonno mi passa. E questa pizza io già l'ho provata a casa di amici, quindi so che è veramente buona, perciò l'ho presa. Per finire con i miei acquisti, ho preso il gelato al limone di Sicilia, sono 200 grammi. Adesso vi dico anche il prezzo. Allora, la pizza margherita costa 1,99 euro e il gelato 79 centesimi. Della marca Italiamo io amo tutti i gelati, però i miei gusti preferiti sono questi, al limone di Sicilia e al pistacchio, ma erano finiti, non c'era più nulla, era rimasto solo limone e caffè. Allora ho preferito prendere il limone. Se ci fosse stato il pistacchio avrei fatto scorta. Allora, i miei acquisti sono finiti, spero di avervi tenuto un pochino compagnia, io vi saluto e ci vediamo con un prossimo video.